collegati. Billiard Channel New Paradise Bergamo, terza prova, come si può leggere in sovraimpressione, di selezione per i Master Boccette. Ancora ben ritrovati. È cambiato il compagno di viaggio. Io sono sempre Massimo Berselli, vi saluto, e naturalmente Valerio Alvisi. Siamo qui già con grandissimi giocatori, qui di fronte quello che io definisco il tomba del biliardo, è il signor Giuseppe Perucchetti di Brescia, comitato dove le boccette sono praticamente assente. È nato questo fenomeno perché è veramente un giocatore che ha già vinto tantissimo, e attenzione perché lo metto fra i miei 3-4 favoriti. Siamo alle ultime sgambature, entriamo nel bello, qui ci si gioca già una parte importante, si gioca già per andare negli 8. Perucchetti e Zanna, mentre l'altra partita è ancora un sedicesimo, ma uno degli ultimi ancora che dovevano essere messi in gioco. Massimo Vanin, Venezia, Iari Branco, Ascoli. Massimo Vanin, vogliamo ricordare, per anni nei master nazionali, grandissimo giocatore, probabilmente il numero uno del Triveneto. Iari Branco, un emergente. Inizia la contesa dei quarti. Beppe Perucchetti, subito un 10, si presenta. Terzo a Padova la settimana scorsa, ricordiamolo. Sì, diciamo anche vincitore Super Pallino Blu, ricordiamolo. Diciamo con un po' di rimpianto perché... Il giocatore del New Paradise, ricordiamolo. Eh sì, un po' di rimpianto perché è uno di quelli che ha messo in difficoltà Minoccheri, che lo poteva anche vedere vincitore, ma ahimè, così non è stato. Mentre l'avversario di Perucchetti lo dovresti conoscere, magari di vista, ma lo dovresti conoscere. Sì, l'avversario di Perucchetti lo conosco benissimo perché è un mio compagno di squadra da alcuni anni, per cui Roberto Zanna. Intanto vediamo Iari Branco da Monte Giorgio. Calcio per lui. Entra troppo. Questo invece è Massimo Vanin. Dire Venezia non fa capire quanti chilometri deve fare tutte le volte che viene a disputare una gara. Diciamo che quando a Venezia c'è ancora un'ottantina di chilometri verso il mare. Tenendo presente che Venezia è molto vicino al mare, si deduce che debba prendere qualche traghetto per andare in residenza. Ma torniamo alle partite. Iari Branco. Un bel banco di prova per Branco, diciamo che negli ultimi anni ha veramente migliorato tantissimo. Qui di fronte a uno, possiamo dire, dei mostri sacri del biliardo. Eh sì. Tanti e tanti anni nei master nazionali. Sta rientrando però ad altissimo livello. Prepotentemente, sì. Direi. Non avevamo poi dubbi. Un paio d'anni sabbatici, poi si è rimesso di buzzo buono e naturalmente quando hai talento, quando sei stato un grande, i risultati ritornano, c'è poco da fare. Lunga corta per Iari Branco. Panoramica dei due biliardi, ricordiamo a sinistra Branco e Vanin, sedicesimo di finale, a destra Zanna Perucchetti, ottavo di finale. Va di taglio Zanna ad affondare il pallino, portarlo vicino alle proprie, vediamo, sì. Ci riesce,
però il punto è largo e Perucchetti non dovrebbe avere particolari problemi, sì, a segnare. Deve solo scegliere se fare lunga corta o due spondine tradizionali interne, questo è il tiro che sceglie. Esperienza da vendere per il giocatore bresciano. Si porta 11-0 e secondo pallino, ricordiamo, 10 sul primo chito. Mentre c'è, scappa larga questa bocciata di Perucchetti. Tanto bella biglia di Iari Branco che si va praticamente a incollare il pallino a sponda. E questa è una bella prima. E vediamo se Vanin farà un effetto a 3 mo' di 4 per scalzare la biglia rossa. Arriva puntuale. Sembra stretta. Sembra strettissima. Riprova con la terza Vanin, ma anche qui, ecco, più dolce, ma è ancora stretto. Attenzione, c'è il rischio di 3 contro 0, è sempre un qualcosa che non è meglio dare all'avversario. Soprattutto a questi livelli, soprattutto sì, a livello di sedicesimi di finale, ma anche a livello... Adesso prova di coprire con una tagliatina di precisione. È quasi meglio lì che un po' più avanti, un po' più lungo, perché vai a un po' ostruire per gli 8 di colore, non tantissimo, ma intanto non prendi un tiro d'apertura. No, tante volte in queste circostanze il giocatore è quasi contento di prendere gli 8 di colore per non prenderne tanti di più. Entra con la seconda, ma non è poi scontato, cioè sono non difficili, ma attenzione che qualche insidia c'è, perché quella bianca un po' da schermo fa, lo spazio c'è, per l'amor del cielo, però. E infatti se si muove il pallino va fuori questa, ecco lì. Può essere che sia andata fuori, non è detto. Se va fuori potrebbe anche darsi che decide di cambiare rotta e di attaccare la lunga corta della bianca qui in alto a sinistra. Vanin con una misurazione a palmo. Misurazione artigianale per Massimo Vanin. Sembra che ci siano loro. Dalla parte opposta. La traiettoria potrebbe anche dire che si può muovere il pallino un pelo. Però intanto ho spostato di nuovo la rossa verso l'esterno. Queste ci sono. Bisogna guardare quella, ma... Cinque di colore. Dopo la bocciata vai al biliardotto. Svirgolata di Iari Branco. Trova 4 punti. Giusto per andare sul 9-9. Intanto siamo passati da Roberto Zanna e Giuseppe Perucchetti. 11-0 per il ex master di Gardone Valtrompia. Uno di colore, si scrive. Entra anche Zanna. Ufficialmente in partita Roberto Zanna e boccerà il suo primo pallino. Ricordiamo che ci si gioca l'ingresso ai quarti di finale in questa partita. Un turno più indietro Vanin e Branco.
fuori. Larga, naturalmente il rientro in questi biliardi l'abbiamo visto pochissimo in questi giorni, per cui 11-1. Questo è Roberto Zanna in primo piano, con la sua concentrazione. A risalire dalla parte bassa, Perucchetti cerca di andare sotto il pallino e direi che ci siamo riusciti. La mette assai bene. Non ci sono tiri d'attacco, ci può solo cercare di prendere il punto, magari con un due spondine interne ad arrivare proprio sopra il pallino. Questo è il tiro che fa Zanna, naturalmente. Non ce n'erano altri, quindi. Attenzione a essere larghi. Infatti arriva il tiro largo, diciamo che ha allargato leggermente, ma c'è la terza in arrivo. Naturalmente nel nostro gioco è basilare mettere bene la prima biglia, non ci stancheremo mai di dirlo. Il gioco del biliardo è nato così e credo rimarrà così ancora per molto tempo. Magari fra 50 anni, quando noi non potremo più commentare il biliardo, ci saranno i biliardi tondi, chi ne sa. Però ci bisognerà ugualmente andare vicino al pallino. Quello che cerca di fare in questo... No, ha visto un tiro di attacco. Deve andare sotto alla sponda di seconda. Ecco qua. Via tutte le biglie bianche, addirittura una bianca viaggia veloce vicino ai birilli. Ai ai ai, ha inventato un tiro che potrebbe portare molto vantaggio al giocatore bresciano, perché ha il colore apparecchiato più quella biglia che si presta facilmente a un lungo. Ce l'ha riproposto il nostro regista. Bravissimo. Zanna sa benissimo che adesso è in mezzo a una strada dove passano gli autotreni, per farvi capire come è messo in questa mano. C'è poco da fare, bisogna andare vicino al pallino, coprirsi e sperare che il suo avversario non realizzi il massimo. Anche andare all'attacco del pallino, che è il tiro che sta pensando di fare Robby, naturalmente dopo tocca l'avversario, io mai tirerei sul pallino, lascerei là in fondo. Trasponde invece. Che non è per niente brutta da vedere così. No, è molto bella. Bellissimo tiro di Zanna, porta 8 a referto, ma... Allora, per far capire a chi ci segue, quando non c'è il tiro di difesa è semplice, si va all'attacco. Ecco, questa è una dimostrazione pratica di quello che ho detto. Poi naturalmente se non ci prendi fai la figura barbina, però... Naturalmente c'è due tiri d'attacco da parte di... Attenzione, entra troppo, mette il pallino vicino alla bianca e... A questo punto direi proprio che Zanna si è assolutamente salvato se il punto è bianco. Tanto abbiamo visto al volo. Il punto invece che rosso, attenzione che può toccare la biglia bianca e realizzare due bei puntini. Sono 8-1-9. Però fondamentalmente Zanna questa mano si è abbastanza salvato. Sì, perché poteva finire nettamente peggio. Però siamo 20 per Perucchetti con il pallino in mano e 9 Zanna. Attenzione che può, in caso di pieno, cominciare a scavare un piccolo fossato Beppe Perucchetti. Brillo di sopra, però c'è il rientro, ci dovrebbe essere il filotto, è quello che arriva a 28-9. Zanna, diciamo che mette una prima, me non voluto. No, assolutamente no, voleva risalire.
Attenzione che le prime biglie non perfette potrebbero anche decidere in anticipo l'andamento del match. Guarda Giuseppe Perucchetti cosa fa. Ci va vicino. Si va. Tanto in panoramica ci fa vedere l'errore di Jari Branco che paga 12. E subito dopo un tiro magistrale che certo realizza 16. Diciamo alla fine il quoziente è 4 a favore. Vanin sta guardando se è possibile realizzare dei punti dalla rossa, che è appena sopra l'altra rossa, deve appena toccarla. È bella. Attenzione, gran palla. Realizza. 12 d'autore di Massimo Vanin. Ecco, guarda, tiro, diciamo così, semplificato dalle due biglie, no? Che una porta dentro l'altra, non ha toccato però la seconda biglia. In realtà il tiro è stato eseguito perfetto sulla prima rossa, certo. Non c'è stato bisogno dell'aiuto e c'ha il pallino per allungare. 36 Vanin, 30 Branco, come si può vedere in sovraimpressione. E c'è il filotto di prima per il giocatore veneziano. Vogliamo ricordare, è stato un acchitista straordinario, uno dei primi ad adottare la bocciata di Cricco. Da questa inquadratura che abbiamo visto del replay, abbiamo visto come il movimento di Vanin sia fluido. E naturalmente ricordiamo che se hai fluidità nella bocciata, i risultati arrivano molto più bellissimo, frequenti. Dire. Eccolo lì, guarda. Movimento praticamente bellissimo. Perfetto. D'altronde, se io e te non siamo capaci di bocciare di Cricco, un motivo ci sarà. Io ho provato, non c'è mai stato niente da fare, anche alla faccia di quelli che dicono che è un tiro molto facile. Io invece, per essere sicuro, non ho neanche provato. 44-30, primo mini break da parte del formidabile giocatore veneziano. Lunga corta. Beppe Perucchetti, un altro pallino per lui, 29-9. Brillo di prima, 10 di seconda, 39-9. Allunga il giocatore bresciano. Guardiamo anche qui, stessa fluidità nel movimento. Movimento bellissimo. E il risultato c'è. Grazie al nostro regista William Bardon. E questa è una prima molto robusta, questa è decisamente una buona prima, vero Valerio? Quella sì. Di Rizzano. Sì, assolutamente. Ed è l'unica strada che può intraprendere il giocatore bolognese, perché attenzione però che se dà il signor Perucchetti ha l'antidoto per questi tiri. Certo, però intanto vedi, segna ma fa il punto largo. Tu puoi tornare a andare ancora vicino. Certo, la differenza è tutta lì. Vantaggio di biglie ce l'hai te. Esatto, quindi lo puoi portare a casa. Ricordiamo che Roberto Zan a livello di birilli è uno di quelli che
ne fa veramente delle belle quantità, e quindi a parità di pallini se la giocherebbe con Perucchetti. Naturalmente Perucchetti boccia di più e sappiamo già come va a finire, no? Sai, ogni partita ha la sua storia, le partite hanno dei cambiamenti repentini. Però sai, se il signor Perucchetti continua a giocare così, se c'è una rimpallo, assolutamente perfetta. Adesso sono dolori perché... La rossa non viene via, non scappa via dall'altra parte. C'è solo una porzione di pallino che tu puoi prendere. Devi essere anche bravo, ma anche un po' fortunato, sennò... Decide di giocare contro la propria bianca, vediamo. Tanto abbiamo la panoramica perché Branco e Banin stanno facendo la conta. È andata benissimo, sì. Riconquista il punto e diciamo che si mette anche in posizione vantaggiosa. Ultima biglia per Perucchetti. Intanto noi siamo da Branco. Esatto. Che ha un'opportunità per tornare in scia, 31-44 recita il punteggio. Alla ricerca della spinta corta. Due punti. Diciamo che la spinta corta c'è. Però secondo me ha strappato andare su. Beh sì, perché... Perché deve trattenersi, chiaro. È chiaro. Mentre Beppe Perucchetti non si deve trattenere, ma stavolta, attenzione, non segna il punto di Zanna, che però ha un difficile lunga corta. Sì, ha un... Mi sembra che l'entrata sia quasi impossibile, se non la fai da sopra i birilli credo che sia difficile andare. Sono d'accordo. E infatti... Entra troppo addirittura, troppo... incredibile. Quasi un rammarico entrare troppo lì. L'ha tirata bene, sai. Una biglia sicuro, si guarderà per la seconda probabilmente. Misurazione artigianale. Diciamo fai da te. Sì, due biglie, tre punti, 12, Zanna, 39, Perucchetti. Serve già una bocciata importante. Ecco, trova il centro del castello di prima passata Zanna e il 10 di rientro. E lima il gap, si porta a meno 17, 22-39. Anche qui, ecco, guarda il replay. Vogliamo, sì, diciamo, ci vuol far vedere il nostro regista tutte le tipologie, sì, di bocciate. Questa è un'impostazione leggermente, certo, diversa, però alla fine il movimento è quello, cioè il lineare, fluido, quello che magari serve per fare tanti, tanti birilli. Naturalmente. La lunghezza del braccio e la statura aiutano? Aiutano se tu naturalmente li sai portare avanti, qui naturalmente ci sarebbe un bel tiro, ma... Devi averlo nel DNA questo tiro qui, perché sennò hai poche possibilità di riuscire. Vedremo se tenterà questo tiro o andrà solo di accosto. Sai, qui è sempre in prenderci... Un'altra panoramica, mentre prova Zanna è assolutamente largo, buon per lui che non pelle il pallino e non raddrizza verso il castello. Come possiamo vedere nella partita da Perucchetti e Zanna, il pallino guarda il castello. Siamo 3 contro 2 Perucchetti, vediamo
se troverà punti il giocatore bresciano. Questo invece è Massimo Vanin, più 12 e pallino. Mi sembra che siamo assolutamente in spolvero con la bocciata. Altro filotto e 53-33 se non vado errato. Sì. Andiamo a vedere se ci sono aggiornamenti degli altri incontri. Giusto tenere... Tanto ultima biglia per Zanna che è sotto pressione. Ritenta il pallino libero. Arleoni batte quarti e sfiderà Ieba che ha battuto Bilancini. Vince Berzovini da Sandroni e incontrerà il vincente di Vanin Branco, mentre Pasi batte Loreti e incontrerà Pezzano che ha disposto di Andrea Vismara, che abbiamo visto proprio qui su Biller Channel. Siamo già allineati agli ottavi di finale, quindi. Prova di abbassare la biglia bianca per realizzare 8 di colore. Detto fatto. Se va proprio sponda su un 8 di colore, ecco qua, si porta a 47 contro 22. E avrà ancora l'acchito a disposizione per allungare. È la svirgola, non di poco. C'è anche l'incrocio in alto. Sì, quindi va, rimane in alto il gioco. Ma noi andiamo di nuovo da Massimo Vanin. Ultima per lui, dopo direi 2 contro 0 per Branco. Vediamo. Il tiro è positivo, ma ci sarà un tiro di apertura a disposizione. Ai ai ai. Apertura per Branco, possiamo dire assolutamente mancata. Sì, assolutamente, ha preso l'ultimo spigolo. Si può dire assolutamente un disastro. C'era la possibilità di arrivare in mezzo alle due bianche, si sarebbe fatto gioco, ma ahimè. Tutti dicono che questi tiri di apertura sono tiri facili, io dico che non lo sono assolutamente. Infatti sono più quelli che li i giocatori che li sbagliano che li prendono. Esatto. Soprattutto bisogna averlo. Se tu non hai la padronanza del braccio, sei quasi, lo dico così, tra virgolette, condannato a sbagliarli quei tiri lì, perché se non li hai non li sai eseguire, c'è poco da fare. E sono fondamentali nell'economia del gioco. E alla fine vedi c'è anche un altro erroraccio, il pallino è per Vanin che era a braccia concerte, stava a guardare. E questo è un errore importante nell'economia del match per Branco. 5-4-3-3 Vanin che può tentare la fuga. Purtroppo i pallini regalati hanno un diametro più lungo, 10 e allunga, se ne va. Definitivamente. Adesso Branco dovrà cambiare registro, ma l'impressione è che Massimo Vanin sia in controllo di questo sedicesimo di finale. Intanto forse Massimo ti sei perso la boccia persa di Roberto Zanna che nell'effettuare un tiro ha toccato la biglia sotto, per cui deve ancora provare lui, ma a questo punto è svantaggio di biglia. Stavolta un'altra prima non... L'impressione, Valerio, questo è l'ultimo tiro di Zanna di replay,
tentato di trovare punti, ha fatto un buon tiro, ma l'ha preso troppo pieno, ma era difficilissimo. Tra l'altro faccio un inciso, Beppe Perucchetti in quella posizione era con una biglia, è vero, ha fatto partita a Padova all'ultima biglia contro Daminelli, gli serviva 8 e è riuscito a trovarli, non so se te lo ricordi. Sì, sì, assolutamente. Con un tiro, diciamo così, difficile, per usare un eufemismo, molto più che difficile. Ma questi giocatori tiri difficili fanno in maniera facile, per cui niente di straordinario. Danna sta guardando se quel pallino guarda i birilli. Probabilmente guarda. Sì, perché se no non si sarebbe impostato così. Ricordiamo che ha una biglia in meno, Danna, lo prende di prima. Niente da fare. Niente da fare. Erroraccio. Perucchetti prova a abbassare il pallino per fare... Due biglie. Ecco qua, due spondine interne. Tiro che non dà nessun rischio, male che vada, il punto è suo. E infatti non tocca il pallino. Però il punto è assolutamente rosso. 48-22. Viene da una bocciata sbagliata e non di poco Beppe Perucchetti, ma... Però il suo avversario sembra ha bocciato nettamente di più, almeno tre pallini in più, quattro, sì, forse. Sì. Ecco, e naturalmente eravamo stati buoni profeti, a forza di bocciare trova anche un altro 10 Beppe Perucchetti e si invola. 58-22. Al momento due partite, direi, senza storia. Sì. Diciamo questa mano, due errori gravissimi di Roberto Zanna. La prima boccia persa, la seconda c'era un tiro a spingere, ma ci abbiamo preso di prima. Allora... Vanin con l'ultima ha provato di fare schermo alla biglia che si poteva attaccare di lunga corta. Questo perché 31 di vantaggio, l'avversario se li deve guadagnare tutti i punti. Peraltro, così ha un tiro solo. Peraltro Branco se l'ha anche lavorata bene la molto biglia. Bene, adesso prova il calcio di taglio, entra poco. Iari Branco. No, non ci siamo. Vanin deve solo stare attento dove si mette, tanto l'avversario pensa, deve giocare a scacchi, mentre l'avversario di fare deve tirare a fare i miracoli, c'è quella differenza lì. Intanto siamo passati da Roberto Zanna, terza biglia per lui, tentativo di affondare la rossa, è riuscito, ma purtroppo per lui il punteggio lo penalizza, è sotto di 36. Andiamo a vedere se ci sono novità dal tabellone di questa gara nazionale. Buona biglia di Perucchetti che si nasconde. C'è un dritto per dritto, prendere il pallino pieno, si potrebbe anche realizzare 8 di colore. Niente. Non c'è niente da fare.
il punto rimane rosso. Purtroppo per Roberto Zanna mi sa che in caso di pieno di questa bocciata arriveranno già i titoli di coda con largo anticipo, anche perché no, Lograzia, Perucchetti, tanti errori, l'abbiamo visto, quest'anno l'avevamo visto bocciare benissimo, mi riferisco alla settimana scorsa a Padova, adesso sta strappando di nuovo. Sì, perché intanto giustamente vuol portare il pallino più in basso possibile. Assolutamente legittimo. Diciamo che al momento il pieno non serve sempre, no? Perché in questa partita, però se passerà il turno, come sembra, però ripeto che il traguardo è a 100, non è a 59, quindi attendiamoci una reazione di Zanna, perché è pur sempre un giocatore di livello. Però andando avanti nella gara è chiaro che... Guardiamo questo tiro di Perucchetti. Sì. Tanto... Zanna avrebbe voglia di attaccare quella biglia rossa, ma non è così facile. Decide di andare a punto, giustamente. Tanto non so se ne sei accorto, Branco ha trovato un 16 in mezzo al biliardo, sì, che lo porta a 50, per cui è tornato un po' vicino all'avversario. Adesso però c'è questo tre sponde, il punto è suo, tre sponde che può riallontanare, lo sbagliato, sembra stretta, attenzione. Attenzione perché col pelo della rossa poteva succedere di tutto. Tanto c'è la bocciata per Massimo Vanin, dopo se ce la facciamo voglio sottoporre che ci segue un particolare, poi naturalmente dirai la tua, Valerio. Tanto Vanin trova un birillo, probabilmente così rimane perché si incandela il pallino. E comunque 68-50, ma 67, scusa. Però vedi, non è la prima volta che Branco sbaglia la prima. Questi sono. È la storia della partita, è qui, sì. Non c'è niente da fare, perché se non avesse sbagliato tante prime, e ricordiamo che Vanini ha bocciato almeno il doppio dei pallini, credo che siamo 6-3 o giù di lì, la partita sarebbe assolutamente in equilibrio. Come non lo è quella fra, al momento, almeno quella fra Zanna e Perucchetti. Ma noi stiamo qui. Anche perché 67-50 può ancora avere storia e vita lunghissima. Intanto, attenzione, questo due sponde interno, bisogna andare a morire fra la bianca e il pallino di giustezza. Attenzione che non scappa via, vedo che va sempre verso il centro, scivola via e purtroppo Branco sbaglia ancora. Era una bella occasione, era una bellissima occasione. Provi lunga corta, se si insinua in mezzo lì diventa interessante. Questa è bella, questa è bella. Che non c'ha appoggi Vanin, deve solo venire a misura. E comunque sia il gioco non è a favore. È quasi costretto a fare lunga corta anche lui. Non vedo altri tiri, c'è solo quel tiro. E vuole perfetto, Non c'è margine di errore. Esatto.
Potrebbe anche aver segnato? No, no, ha proprio segnato, non potrebbe. E adesso i problemi sono per Branco, perché deve venire sempre di lunga corta lì in mezzo, fra la bianca e il pallino, a misurissima. Vediamo. È buona. Sì, è buona. Bisogna prendere lì, perché il pallino potrebbe andare in via trasversale verso l'altra bianca. Da quell'altra parte non vedo tanti vantaggi, non so se sei d'accordo, nel senso che il pallino manda via la bianca e non segni. Sì. Io proverei a tirare o contro la propria bianca a sinistra o appena un po' più in là nella rossa. Però il pallino deve andare verso destra per segnare, perché la biglia di sinistra è potrebbe difficile che segni. Potrebbe rimanere fermo lì e muoversi le due rosse. Mm. Naturalmente qui è una questione di meno di millimetri. Se dobbiamo dare una percentuale di riuscita del tiro bassa, molto bassa, perché non è poi... No, no, Vanini è un giocatore pericoloso, lo può anche riuscire. Lui sa che deve arrivare, non deve arrivare a dire. Quello infatti, sicuro. Vedi, fa il mezzo salto del castello, vediamo dove prenderà. Una mezza sbracciata... Niente, il punto niente da fare. È rimasto rosso. Diciamo che ha preso un po' largo rispetto sì, a quello che serviva. Sì, leggermente, è vero. Attenzione perché... Branco con un... Non è che gli manca il filotto Branco. No, però ultimamente in questa partita almeno non sta avendo altissime percentuali a bocciare. Però attenzione che cambia, come d'incanto ecco cambia la spinta e la si ritrova il pieno 12. 63-67 abbiamo una partita. Hai visto qual è la differenza? Bocciata corta 0, bocciata corta 0, bocciata corta 0, bocciata naturale, spontanea, quella di ieri Branco 12. Per far capire a chi ci segue che quando sei costretto a forzare la bocciata per recuperare e la cambi, non sempre viene giù il pieno. Questa è perfetta, vedi? Assolutamente, la perfezione. Quattro ad effetto per ieri Branco, che oltre a aver recuperato nel punteggio ha anche recuperato nella sua testa, nel suo morale, che non è poco, no, è fondamentale. Di contro Vanning si è ritrovato addosso un avversario del quale forse pensava di aver domato. Sì. E vedi come va a finire, che alla fine dopo quello anche che sembra più facile diventa un pelo più difficile. Andiamo a vedere Roberto Zanna che è ancora veramente sotto a questo pallino per cercare di limare qualcosa. Trova due punti. Lui ha adottato un'altra tattica, come vedi Massimo, boccia ancora più forte per risalire il pallino. Qui vediamo la prima di Perucchetti. Zanna prova ad andare in mezzo. Perucchetti prova ad andare sopra il pallino. Risponde a risalire. Panoramiche su due biliardi, perché sono due tiri importanti, uno per biliardo.
Branco proverà a trovare il pallino, forse? No. Niente no, da fare. Voleva trovare il pallino, probabilmente, no? Certamente, adesso è diventato molto difficile, deve andare lì. Mentre Perucchetti credo che avrà la terza, però sta pensando dove metterla. Niente Branco. Tocca al pallino di prima. E rimane bianco il punto. Niente Perucchetti va a trasponde largo, vediamo. Bella. Come al solito, perfetto. Poco da fare per Zanna, se non quello di provare a prendere il punto, ma sembra che come sono disposte le biglie sia difficile, no? Sì. Avere il gioco a favore dopo questo tiro. Hanno guardato anche un tiro di attacco che va bene solo se fa il rosso. Tanto Vanin, ennesimo pallino. Eccolo in primo piano, Massimo Vanin. Più 7 solo, attenzione. Necessario un pieno. Beh. Trovi i due laterali, vediamo se c'è il rientro per lo strike. Vediamo questa prima che ha fatto litigare Branco con la partita. Non ci siamo ancora, niente da fare, ancora assolutamente deficitaria la prima di Branco, non c'è niente da fare. E quella è la differenza. Al momento è quella, poi dopo vedremo se sarà un dettaglio importante o meno, ma al momento lo è. E Vanin è, diciamo, non benissimo perché c'è ancora lo spazio però per intanto Branco. Tira la seconda, esatto, non va in svantaggio di due biglie. Questo è un particolare importante, quello evidenziato da Valerio Albisi. Niente da fare, sempre troppa spinta e si lascia sempre sotto un tiro di chiusura. Vediamo Vanin se deciderà di arrivare di due spondine interne o di due spondine larghe da fuori dal castello. Il primo giocatore che approda ai quarti di finale è Stefano Galliano, che batte Turroni. Gobetti batte Galli e si incontreranno nei quarti di finale. Gobetti, Galliano. In corso tutti gli altri ottavi e questo sedicesimo. Branco Vanin. Credo che il vincente sfiderà Arleoni, se non vado errato. Vado a vedere, perché non voglio dare delle false informazioni. Un po' stretta, ma diciamo... No, Arleoni Ieva, scusa se ti interrompo. Buona la spinta. Chi vince fra Branco e Vanin andrà contro Alberto Berzovini. Di Vigevano, se non sbaglio, coraggimi se sbaglio. Sì, grande giocatore di Vigevano, mestierante assoluto. Ha vinto da Demetrio Sandroni, che è sempre un bel vincere. Sì. E questa è buona, questa biglia di Branco. Branco, devo dire che nelle difficoltà si è anche esaltato. Sì, prime sempre da dimenticare, ma nel resto sempre buone giocate. Attenzione, questa sembra stretta e vediamo se cercherà i 5 di colore o andrà all'attacco della biglia in alto, direi proprio lunga corta, punti doppi. Entra troppo Branco, nulla di fatto.
meno 8 e pallino per Branco. Ricordiamo che viene da un 10, da quando ha riportato la sua bocciata naturale, diciamo così, ha colpito nel segno. Attenzione che questa può anche portare la parità o il sorpasso in caso di pieno. È tutta un'altra roba, hai visto anche il movimento molto più fluido. Due punti, 68 a 74, e sempre pallino là. Vediamo se adesso Vanin metterà una bella prima biglia. Tocca a lui questo fondamentale del biliardo. Vanin ci prova di lunga corta. C'è sempre lo spazio per poter entrare e essere chiusi. No. Sai che sta pensando a far girare i due pezzi? Ma attenzione, col pelo del pallino potrebbe diventare. Sì, vediamo. L'abbiamo perso. È andata bene, ha realizzato il punto. Due sponde per Vanin. Non ha pagato dazio. Diciamo che ci siamo. Lunga corta. La spinta è importante, sembra lunga. E infatti scivola via, ultima per Jari Branco. Non una bella notizia. No, e lui è assolutamente consapevole che questi errori lo stanno portando verso un'eliminazione. È ancora lì, ma bisogna cambiare registro. Fino adesso non ha pagato tantissimo, però se continua a sbagliare si sa già. Dovrà abbandonare la competizione. Diciamo che qui il tiro di apertura, avendo due biglioni, non è proprio semplicissimo. No, infatti se vedi il primo piano di Massimo... Bisogna tirarlo bene. Guarda il primo piano di Massimo Vanin. Lo sa benissimo. E nel momento che anche lui sa che è vietato sbagliare. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero. Bellissima questa inquadratura, sì. Sembra un... Come si dice... Un cavallo brado. Salto del castello ad arrivare per Vanin. Sì, è un tiro di apertura controllato, come giusto che sia. E però vedi, alla fine il punto è rosso e non troppo facile anche. Le sue preoccupazioni erano giustificate, Valerio. Assolutamente sì. Ci sono quelle posizioni dove tu sai prima che probabilmente non riesce a fare il massimo con quel tiro. E Vanin ha troppo mestiere per non saperle, lo sappiamo. Da quanti anni è che lo vediamo giocare a questi livelli? Tantissimi anni. Diciamo che un po' di esperienza, un po' di mestiere ce l'ha. Allora, i primi due grandi bocciatori di Cricco nei Master sono stati Valerio Veronesi e Massimo Vanin. I primi tempi tutti adottavano ancora lo striscio, compreso Molduzzi. E adesso possiamo dire che questo è un tiro quasi basilare per la partita. Però è un tiro difficile oltre ad essere basilare. Potrebbe anche arrivare un tiro di effetto. Sì, eccolo.
forse dà più garanzia degli altri, perché prendi il pallino, segni, prendi la biglia, segni, la cambi e fai 5 di colore. Se non prendi niente, boccia l'avversario. Incredibilmente lento, devo dire la verità. Però devo dire la verità, avrei fatto anch'io quel tiro lì. Purtroppo per Massimo Vanin si è ancora ridotto il margine di vantaggio. Sono 5 le lunghezze. 6-9 Branco, la bocciata. 7-4 Vanin. Eh no, niente, ha strappato ancora. Il pallino torna là. A faccia di Iari Branco è tutto, tutto un programma. Fa capire tante cose, così come quella di Vanin prima. Perché sta già capendo quante occasioni ho buttato al vento. Da largo Vanin cerca la misura per morire sopra il pallino. Stesso tiro del suo avversario. Che non muove. Situazione peggiorata, non mi meraviglierei se Branco decidesse di tirare un missile sopra quella palla e pallino. L'altro in corso è da Minelli Capriotti, non sappiamo a che punto è. Buona, leggermente forte, ma era proibito star corti, quindi è giusto essere doveva un po' più doveva assolutamente lunghi. Arrivare con questa spinta e naturalmente però siamo 3 contro 1. La mano è assolutamente a disposizione di Vanin, che scende verso la sponda. Buonissima biglia. E secondo me sta pensando: voglio vedere questa volta cosa deve succedere perché il pallino non lo boccio io. Va liscio o giù di lì, Iari Branco. 2 biglie per Vanin se non sbaglio. Allora, rosso in alto, difficilmente attaccabile. Ma almeno di calcio, poi la puoi lavorare. Chiaro. Te la puoi lavorare. Puoi fare una specie di spondebiglia e portarla in posizione utile per il calcio. Lui guarda il tiro sotto, naturalmente è una scelta. Tu cosa faresti? Ti lavoreresti quella sopra? Io mi lavorerei quella sopra. Io sono d'accordo con te. Non è d'accordo Massimo Vanin, trasponde per lui della biglia in basso. Strettissima. Non la condivido questa scelta. Eh beh, lui l'ha vista così, sai, il giocatore quando vede un tiro gli piace quello e fa quello. Eh sì, ma alla fine porta a casa punti zero. Ma sai, l'importante qua è lui era già, secondo me, mentalmente sull'achito. Che è troppo importante questo achito, lo porterebbe verso il finale. Vediamo Vanin, un birillo, poi mi sa che non c'è altro. È sputato dal biliardo. Ennesima prova d'appello per Iari Branco. Iari. Iari,
Iuri è un altro molto bravo. Sì, diciamo che qualche titolo in più l'ha vinto Iuri rispetto a Iari, ma magari Iari è giovane, chissà, si farà. Inutile dire, apro la parentesi e la chiudo subito, qualsiasi giocatore del circuito, se gli dicessero potrei vincere un decimo dei titoli che ha vinto Iuri Minocri, farebbe dei salti di gioia alti metri e metri. Sì, perché sarebbero quattro titoli italiani, che è una cosa che non è che tutti i giocatori vincono. Esatto. Magari se qualcuno non aveva capito di chi stavamo parlando. Tornando alla partita, Vanin segna. Tra l'altro stavolta la prima di Blanco non era neanche malissima. Esatto, adesso infatti il giocatore di Monte Giorgio ha la possibilità di andare vicinissimo. Ma purtroppo mi sa che è stato lungo. Eh sì. Diciamo che non ha ancora digerito quel tipo di spinta che ha il biliardo. No, assolutamente no. Vediamo, stavolta segna, adesso sarà difficile per... Eh sì, questa è una buona palla. Almeno così sembra. Questa è una buonissima palla. Credo che c'è solo un tiro. Lunga corta sulla rossa, mandare la bianca in mezzo all'altra rossa e al pallino. Vediamo. Eccolo qua, come bere un uovo fresco. Però attenzione, il gioco è ancora a favore di Branco. Se la smezza e si sostituisce, potrebbe essere che il punto da prendere sia difficile. Vediamo. Lunga corta. Diciamo un po' in arrivo. L'ha aperta troppo, secondo esatto, me. Esatto, punto. Diciamo che segna in qualche modo. Sì, scappa via sotto la sponda che non era assolutamente adesso facile. Vanin deve solo indovinare l'angolo della spinta. Il punto non è difficile, però attenzione che cominciamo ad andare in una zona di partita in cui le biglie pesano qualcosa di più, anche per i grandi campioni come Massimo Vanin. Naturalmente. Direi che ci siamo. Sì. Punto bianco. 7-8, Vanin 6-9. Improvvisamente, credo che sia il secondo pallino consecutivo di Vanin. Sì, altro pallino naturalmente determinante. Brillo esterno, non ci dovrebbe essere rientro, infatti così è. 80. A 69. Pallino sempre là. Seguiamo il solito canovaccio. Vediamo se Branco da Monte Giorgio. Questa è una prima che già mi piace di più perché sono parificate. Diciamo, attenzione però che Banin ha una mezza idea. Ha un progetto. Poi non so se la tira. Ah no, la tira, e come se la tira? È uno di quei tiri che può decidere la partita. Preso di prima, attenzione alla raddrizzata della biglia, effetto positivo per Vanin perché va verso l'esterno la biglia. E comunque c'è sempre una terza. Era molto importante riuscire a entrare sotto la sponda, non è stato così. Due biglie di vantaggio. Dove avrei imparato a fare quei tiri scimitarra qua?
Calcio del pallino per Branco. Entra troppo. Vediamo se la spinta almeno gli consente di segnare. Direi di sì. Intanto aggiorniamo sull'altra partita. Ancora largo il vantaggio di Beppe Perucchetti. 7-6-3-6 su Roberto Zanno. Ma noi rimaniamo qui perché la partita sta diventando interessante. Vanin è ancora davanti, è vero, ma sembra meno facile di prima, no? Diciamo che una mezz'oretta fa questa partita non dico che sembrava decisa, ma sembrava quantomeno indirizzata. Sì, poi dopo adesso sai. Non è detto. Bisogna giocare tutta la partita. Sì. C'è questo tiro d'attacco della Rossa sopra Castello, nello stesso tempo se sbagli questo tiro dai vantaggio all'avversario e Vanin lo sa. Due sponde a misura. Buonissimo. Che nasconde anche il pallino. Però sembra che il pallino guardi la rossa, quindi ad arrivare dovresti segnare. Preferisce la misura, Branco. Buona, molto buona. Due biglie. Probabile. 7-2, 8-0, c'è sempre quel filotto che balla. Il filotto che potrebbe avere una parità. Sì, intanto una carrellata sull'altra partita. Ecco, attenzione che non arriva il 4. Vediamo se il rientro porta qualcosa di più. Li ha sverniciati tutti e tre, ma non sono caduti nessuno dei tre. Meno 4 Branco, 7-6-8-0. Si è complicata questa partita per Vanin. Eh sì. Adesso c'è questo due spondine ad arrivare là in fondo. Buona. Vediamo cosa deciderà il giocatore di Montegiorgio. C'è un tiro di effetto. Tremo di 4. Abbiamo sempre visto tiri molto stretti. Vediamo questo. E anche questo stretto. Sì, però l'ha allargato. Però attenzione che... Non è una bella notizia, no, per il giocatore marchigiano. Buona la biglia di Vanin. Adesso la difesa per Branco e l'attacco, giusto Valerio? Abbiamo già visto che non lesina tiri d'attacco. No, ma qui c'è quasi più vantaggio da attaccare, perché come fai a difenderti? Sai, il problema è che devi tirare da largo. È vero. C'è sempre un'insidia a tirare forte. Ma il tiro moderno, questo qui, il tiro che piace a tutti. Mm-hmm. Il problema è che è un tiro, possiamo dire, difficile, infatti. Beh, attenzione. Diciamo che poteva andare peggio. Se la palla raggiunge, niente, si ferma sotto il castello. Tutto è bene quel che finisce bene. Sì. Però non è ancora finita questa partita, attenzione. E Vanin medita qualche tiro parabolico.
Alla fine credo che ci pensa 12 secondi, poi no, fa il corta corta, attenzione. Ero convinto che abbassasse il pallino per abbocciare 85. No, non ci pensa nemmeno, corta corta. Assolutamente fuori e adesso uno, perché non si può rischiare di non bocciare, almeno così non so, di la tua in proposito. Non ci sono dubbi. Ha guardato la stecca per il motivo che abbiamo appena detto, no? Certo. Diciamo che la famiglia ti dice vai a uno, tu pensi ma se faccio... Eh no, alla fine è uno. Non c'erano dubbi perché è troppo importante e soprattutto è troppo importante non concedere chance all'avversario. Se provi il filotto ti presenti in retta d'arrivo, eh? Tanto abbiamo visto in replay il 10 di Roberto Zanna che gli permette di avvicinarsi a Beppe Perucchetti, ma le lunghezze sono ancora 27 di ritardo dopo questo 10 di Zanna. Ma noi andiamo da Vanin, qui si sta decidendo l'ultimo giocatore che va agli ottavi, ultimo sedicesimo di finale, e Alberto Bertovini attende con impazienza di conoscere il suo avversario. 2 per Vanin. Attenzione, attenzione che c'è un replay interessante che arriva fra un po'. Il 20 di Roberto Zanna trovato bene. E siamo 69-76, di colpo abbiamo una partita anche lì. Niente da fare, Branco, ancora una pallaccia sponda sotto. Adesso però stiamo qui perché siamo 3 contro 1, è vero, però la partita ha subito una scossa, no? Comunque abbiamo la panoramica delle due, quindi ringraziamo William, il nostro regista. Tanto c'è una bella biglia di Branco che prende possesso. Teniamo la panoramica su tutte e due perché sono nella zona, nel cuore, tutte e due le partite, quindi è giusto seguirle entrambe. Poi dopo, a seconda di come si indirizzeranno, faremo delle scelte. Ma sembravano due partite, non partite. Sì, improvvisamente potevano. Infatti io e te volevamo andare a farci l'aperitivo, in realtà abbiamo fatto bene a restare, giusto? Eh sì. Vanin sbaglia. Zanna segna, ma 2 contro 0 Perucchetti. Non so se in quelle due biglie ci sta qualcosa di interessante, direi di no, però c'è un tiro che può permettere gli 8, non so se sei d'accordo. Però sai, il pallino è molto in là, eh? Non so se c'è il lancio di palla per il trasponde per andare sotto la prima bianca. Solo di effetto si può arrivare là dal pallino. Io penso che, visto anche il punteggio che improvvisamente è importante, lui proverà di portare a casa il punto e poi magari di vedere se può attaccare quella bianca qui in alto. Invece tira veloce, vuol dire che ha visto che possono andare via tutte e due le bianche. Stretta. E il punto adesso è bianco, attenzione, non si può più sbagliare. Questa non è una bella notizia. Dall'altra parte calcio di Branco con la... Attenzione, per un niente. Però ha un'altra biglia per un trasponde a risalire. Sì, ma difficile, soprattutto considerandolo il punteggio. Intanto Beppe Perucchetti realizza 5 sicuri. Andiamo a vedere il tiro di Branco. È lenta, è largo. Niente da fare. Bene, adesso bocciano tutte e due, quindi noi rimaniamo
Andiamo. Il dettaglio della bocciata di Beppe Perucchetti che trova 10 e anzi 12 e si mette addirittura d'arrivo. E Ari Branco di contro, vediamo, meno 6, anzi, non è più meno 6. È il primo vantaggio per lui, più 4, 87-83. Direi di tornare a questo punto a seguire questa partita che ci sta offrendo emozioni e capovolgimenti, quella fra Ari Branco e Massimo Vanin. ...8-7 Branco, 8-3 Vanin. Questa prima di Vanin non è nulla di eccezionale. Sì. Se adesso di contro Branco effettuasse un tiro perfetto, sarebbero problemi per Massimo Vanin, giusto Valerio? Adesso vediamo che se tocca la biglia bianca diventa una gran palla. E... che non guarda neanche il castello, guarda l'esterno del castello, forse un birillo. Sono attaccate. Vedi che Vanin ci guarda, vuol dire che dei gran punti non ci stanno. No. Secondo me proprio non ci stanno punti. Anche perché ricordiamo che mandare il pallino in alto significa lasciare il punto, per cui infatti solo se c'è il pallino grosso. Deve andare in basso. Si può fare solo se c'è il bersaglio solo grosso. Questo tiro lo fai solo se ti permette di vincere la partita, se ti permette di non essere sicuro di vincere, buon bisogna tiro. Che fai questo tiro, buon ben tiro. Eseguito da Massimo Vanin. Branco va di tre sponde e mi sembra un'ottima biglia. E attenzione perché siamo ai momenti culminanti della partita. Dici che il mestiere di Vanin può venire fuori? Sì, sicuramente. Diciamo che nelle ultime 3-4 bocciate la sua bocciata favolosa l'ha un po' tradito. Al momento attende Vanin, ma attenzione che questa sembra essere stretta. Stretta ma segna, forse. Direi di sì, sì, sì. Branco da largo. A risalire sotto il pallino. Vediamo dove riesce a posizionarsi. Deve riuscire a prendere il meno possibile. Attenzione, questa potrebbe essere veramente stretta. No, questa è... ha preso la tangenziale. Punto bianco, direi. È un errore che potrebbe essere importante questo qui. Che Vanin deve decidere se pareggiare la stecca con 3 di colore oppure attaccare... attaccare qui in alto quella rossa sulla sinistra. Gioco di facce? Sì. Tante volte dagli sguardi capisci tante cose. Ecco che Vanin va a vedere questa lunga corta della rossa. Paradossalmente, Valerio, la stecca è già pareggiata perché 84, ti manca un 16 all'arrivo. Metti che fai 16 con questa e hai risolto i problemi. Quel giochino che porta una biglia 1 e due biglie 3. Ti fa pensare, l'anno scorso non ci sarebbe stato alcun dubbio. Ecco qua, lunga corta. Entra poco. Una biglia per Vanin, 84-87, mentre sono, lo nominiamo perché stiamo vedendo entrambe le partite, sono 3 biglie e 5 punti per Zanna. Che con un 10 si porterebbe a un tiro, 74-93. Ecco una bocciata non capitale, non fondamentale, molto molto di più. Attenzione. Un birillino, misero misero, 76-93.
Passiamo a Vanin. Il discorso che ho fatto per Zan è uguale. Brillo di prima, bocciata morbida, passaggio in mezzo. Vediamo se rientra per i 10 il pallino. Eh sì, il 10 nel momento giusto. Il bello viene adesso. 94-87. E adesso questa benedetta prima che a Branco non è quasi mai entrata, deve entrare per forza. E adesso c'è la volata finale. Questa prima, se messa bene, cancellerebbe tutti gli errori. In realtà siamo sempre lì, nulla da fare. Anche se devo dire che siamo in una posizione dove ti puoi difendere anche mettere una mezza biglia. È peggio se metti brutta la biglia quando sei proprio a sponda. Vanin lo sa che andare lì si mette anche sotto tiro, eh? Allora, qui abbiamo una situazione che il pallino guarda... Allora, c'è luce innanzitutto tra i due pezzi. Il pallino, se preso il bersaglio, può anche andare verso i 16. Stiamo parlando di un tiro difficile, è vero. Molto difficile. Però bisogna farlo, giusto Valerio? Eh certo, l'avversario 93, non c'è niente da fare, devi provarci. Vediamo, va di taglio. Mamma mia. Attenzione, è entrato poco, incredibile. Sì, guarda che non abbia tirato niente male. Perché paradossalmente te avresti tirato di taglio o avresti tirato il trasponde? Ma sai, io sinceramente ho altri tiri, probabilmente avrei fatto il trasponde. Però devo dire ha tirato bene perché ha tirato dolce, non è... Non ha fatto bingo per un capello, eh? Ah, se entra un filo di più va su per la fila il birillo e dopo la pressione aumenta anche per Perucchetti, che sappiamo essere un grandissimo, ma hai l'avversario lì col fiato sul collo. Vediamo il lunga corta di Perucchetti e poi dopo passiamo a vedere l'altro biliardo. Stiamo ancora sul biliardo 8 perché è nel pensatoio Iari Branco, è un tiro troppo importante, bisogna capirlo. Alla fine ha fatto la scelta il giocatore Monte Giorgino, quella di andare a punto. Due sponde Beppe Perucchetti. Buona. Però adesso se Zanna risale di tre sponde potrebbero esserci dei problemi. Sicuramente le strade sono trafficate, vero Valerio? Sì, non è assolutamente facile. Vediamo cosa sceglierà. Questo è un tiro praticamente decisivo. Trasponde da questa parte, vediamo. Sai che non è male? Assolutamente bella. Arleoni vince da Ieva e va ai quarti di finale. Capriotti vince da Daminelli. Si chiede l'intervento dell'arbitro, entra il signor Bruno Semeraro di Milano. E noi andiamo giustamente da Iari Branco, che ha le prese con un tiro non difficile ma fondamentale per il proseguo del match e per portare, magari portarlo a casa. Vediamo, bella, diciamo che le rosse sono tutte dalle parti del pallino e
E per Vanin non c'è difesa? Per Vanin non c'è tanta difesa, bisogna assolutamente fare in maniera di non fare fare tre di colore al giocatore. Peggio ancora 5. Come hai detto, Monte Giorgino? Credo che si chiamino così gli abitanti di Monte Giorgio, ma magari potremmo chiederlo a chi ne sa di più. Lunga corta? A risalire dalla parte bassa, vediamo, o anche a toccare il pallino di prima. Lui ha tentato la misura, sai? Questa è bella, però diciamo che ci sono tutti i vantaggi possibili per il giocatore. Sì, perché le rosse sono tutte dalla parte dove il pallino va, quindi deve solo arrivare con un po' di spinta. Non troppo, 5-6. Devo dire la verità, c'è anche la possibilità. Attenzione a non essere stretti però, No, buona. Due biglie direi. Due biglie probabili. Viene chiesta la misurazione. Primo perché qui noi da questa postazione non possiamo capire. E intanto andiamo al dove Perucchetti boccia per 4 punti per andare nei quarti. Ma la svirgola, vediamo. È l'errore che non ti aspetti da Beppe Perucchetti. Eh sì, eh. Qui proprio non è partito il colpo, hai visto? Vediamo quanto... Potrebbero essere addirittura 5 sì. Di colore. Eccoli 5, esatto. Puntuali. Attenzione, 94, un filotto 94. Per soffiare la partita a Massimo Guanin. Iari Branco deve fare l'ultimo passo per andare, ricordiamo, negli ottavi. Questo è l'ultimo sedicesimo di finale. Che... Attenzione, Birillo, non c'è andato lontano. Così facciamo un bel 6 secco. Un 6 secco. Ne parlo più. 94 pari. Finale thrilling. Cosa fa Vanin secondo te? Sposta e attacca o va a punto? Ma secondo me va a punto. Anche secondo me. E ti dirò di più, sapendo che l'altro tirerà anche un missile. Certo, anche perché Branco non può fare altro. Deve portare su qualcosa per provare di soffiare la partita all'avversario. Intanto questa è una prima discreta. Che magari ti induce anche ad andare a punto, giusto Valerio? Ma io direi di no. Secondo me va a punto. Sì. Purtroppo il tuo istinto di giocatore, dovrei dire ex giocatore, ma dico giocatore. Mi domando una cosa. Come mai un giocatore a metà partita, tre quarti partita, all'inizio partita, tira dei missili strani e poi quando serve vince la partita con un missile va a punto. Semplice, cioè questa è un'altra partita rispetto a quella che abbiamo visto prima tra Vanin e Branco. Da 80 in avanti è iniziata un'altra partita. Se prende questo punto sono dolori. Il problema è che non lo prende. È comunque calata in una maniera la palla. Sì, ma non è la prima. Adesso attenzione, ma non può fare altro che andare a punto Vanin, non è che può fare niente di straordinario. Deve andare di lato al pallino assolutamente. Ce la fa a segnare, intanto vediamo anche l'altra partita, Roberto Zanna va di 4 sponde. Mette una discreta biglia. Se porta il pallino vicino alle proprie, mamma mia. E questo è un bel tiro, però attenzione, se adesso Vanin si mette bene, come si fa a prendere? Sì. Però sai, il pallino è in una posizione che se spingi da questa parte difficilmente
non fa il punto. Correction, Monte Giorgesi. Chiediamo scusa a tutti gli abitanti di Monte Giorgio. Vediamo dove atterrerà quella biglia bianca. Spero per Vanin fra le due rosse. A sponda. Non è corta? Corta. Per me il punto è rosso. C'è solo questo tiro per Branco, magari stando dalla parte dei bottoni. Guarda come Vanin segue la traiettoria della biglia, perché se muove il pallino dice oh, eh beh. Io spero per Branco che fosse bianco il punto, perché sennò è stata una scelta assolutamente incomprensibile, possiamo dire così? Sì. Portato le ortiche la partita. Intanto a destra Beppe Perucchietti, sempre quei quattro mancano per andare nei quarti. Due ci sono. E il 10 che chiude. Quindi Beppe Perucchietti andrà contro Capriotti, direi. Che ha avuto ragione di Daminelli, vado a memoria, quindi magari sto sbagliando. Andiamo da Massimo Vanin adesso. Lui ha bisogno di 6 punti per andare negli ottavi, e indietro in questa parte il tabellone sono i giocatori che vengono fuori dalle batterie della domenica, ricordiamolo, per quello siamo ancora indietro di un turno. Brillo di prima. 4-99-94. Chiamiamo. Se volevamo un finale thrilling. Chiamiamo Alfred Hitchcock, dai, telefona. E adesso? Adesso Branco credo che non ne può più, si sposta la biglia. Credo. Cioè, no. No. E vabbè, allora. Ma appunto. Mi permetto di dire che non sono d'accordo. Sai, dipende cosa hai te nel braccio. Dipende anche da un'altra cosa, che la partita la devi vincere. Non puoi, anche perché qui a 99 sai già come va a finire, prendi una botta. Niente da fare, appunto. Non lo condivido, assolutamente. Tu non hai detto se lo condividi o meno, ma un'idea ce l'ho. Tu sai benissimo cosa farei io. Sì. L'avversario, mi hai sempre detto, deve stare vicino al tabellone a braccia conserte e guardare, poi dopo, se dopo ha vinto lui, gli dai la mano. Esatto. Sta a vedere Vanin. Potrebbe anche andare lì in mezzo Vanin. Sarebbe un bel problema. Sì? Vanin sa leggere e scrivere, non insegna niente a nessuno. Anche sotto partita. Decine di battaglie all'ultimo tiro. Ti hanno temperato. Questa è buona, però c'è ancora lo spazio. Attenzione. Diciamo che è buonina, non è buona, è buonina. Questa non si può e non si deve sbagliare. È sempre lungo. C'è un problema, che l'ha sbagliata, però vediamo se c'è una concatenazione di eventi. Eccola la concatenazione di eventi, potrebbe essere rosso. Vediamo la faccia di Vanin. Sempre lungo, non riesco a capire. Eccolo qui. Vuoi fare un commento? Un po' impietoso questo tuo scegliere la faccia di Vanin, che è tutto un programma. Bene. È un problema, eh?
sì, adesso sta pensando Venini, ma perché non ho dato una botta prima? Ma allora poi col senno di poi le partite di biliardo si vincerebbero. Ci sarebbe un tiro veloce in maniera molto più agevole. Lo so, ma adesso la rossa vola veloce nella sponda, viene su. Ho capito, ma sono staccate e il pallino a sponda che ti fa da collante, quindi ci vuole che Gesù ti voglia un po' bene. Esatto, devi avere tanta fortuna oltre che tanta bravura. Prova a tirare forte. Per forza, adesso posso dire che al momento l'idea del biliardo sono schierati dall'altra parte? Assolutamente, non in fortuna Vanini nelle ultime mani, ma ahimè, questo è il nostro gioco. Anche perché ieri Branco non ha fatto tantissimo per vincere questa partita, però si sta ritrovando in un vassoio d'argento. Attenzione, siamo al momento culminante. Vanini ha deciso che o la va o la spacca. Deve colpire la sua bianca per riuscire a fare un po' di gioco. Pensa che tiro difficile è. Anche perché non sembra poi neanche il lancio troppo facile. No, assolutamente, perché devi arrivare un po' di taglio. Sta guardando addirittura se è possibile andare all'attacco dell'altra biglia rossa, che ci sembra addirittura sponda. Ma anche quell'altra sponda. Però è tutto difficile. Vediamo, ecco, la panoramica del biliardo. Prova il jolly. Attenzione, gira la biglia. Gira la biglia e passa all'esterno. Mamma mia. È passata a un micron dai due birilli. Ecco, adesso il trasponde è chiuso. La botta in testa è chiusa. Clamoroso questo finale di partita. Ribadisco quello che ho detto un minuto fa. Riguarda, l'idea del biliardo stanno verso Montegiorgio. Riguarda la faccia di Vanin. Vabbè. Adesso non siamo troppo impietosi con un giocatore che ha vinto tantissime gare. Però è quello che hai detto è assolutamente sacrosanto. Però anche Branco no. Branco purtroppo non so come dirtelo, ma ha la faccia da furbo. Lo so, attenzione però che può succedere di tutto. Certo, poi vediamo. Anche perché io ti ricordo che è a 94 Branco. Sì. Va Vanin, grande tiro ancora sull'esterno, niente da fare. Adesso ci mancherebbe, no. Possiamo dire che questo è un grande tiro non premiato, perché è passato a un niente. Ha fatto due tiri praticamente perfetti, ma... Però bisogna fare i 5, i 5 non bastano, quindi si lascia tutto lì e si prova il calcio. Qui ci vogliono due birilli bianchi. Non toccata. Se l'avesse mosso un po' sarebbe stato un tiro un pelino più facile, ma non... Anche perché il punteggio che vedete non ha una piccola influenza, ha un'influenza fondamentalmente fondamentale. Vediamo, attenzione, vediamo. Attenzione, niente. Passa da fare vicino all'insieme dei birilli. Attenzione, la partita 95. Chiediamo di allungarla? No, se Branco fa 4 chiediamo di allungarla. La chiude con il 6 Ari Branco. Una partita che purtroppo per Vanin sembrava quasi un po' no, un è po' stata segnata. Stregata. Peccato. Assolutamente non fortunato il esatto. Giocatore veneziano. Allora, chiudiamo qui con Biglia Channel. Ringraziamo tutta la troupe di Biglia Channel. Ringraziamo Loris De Cesari. Ringrazio Valerio Alvisi. Bene. Un saluto da parte mia e ricordo che i quarti, i semifinali e la finale saranno visibili sui nostri canali diretta Fibisalmi on demand con la solita modalità, quindi non perderete neanche un punto della finale di questa gara nazionale di New Paradise Bergamo. Arrivederci a Billiard Channel, alla prossima occasione, e grazie.